Volevo fare una bella pastiera per Pasqua, bella tradizionale, no? Quella seria. Causa il contesto non la posso fare. Purtroppo nel supermercato vicino a casa non ho trovato il grano cotto, non ho trovato neanche il grano proprio da cuocere. E quindi ho detto, non dirmi che non posso mangiarmi qualcosa che almeno assomiglia alla pastiera, ma certo che possiamo farla. Facciamo la pastiera di riso, la consistenza sarà praticamente identica, il gusto anche. Proviamola a fare, lo so, non sarà proprio tradizione, ma noi ci adattiamo anche, eh. Comunque è veramente buona, non sminuitela perché vi stupirà. Prendo una bella ciotola perché la frolla questa volta la voglio fare a mano. Potreste ovviamente fare la frolla anche con il mixer, piuttosto che con la planetaria, basterà mettere tutti gli ingredienti ad eccezione dell'uovo nella ciotola e cominciare proprio a impastare, a sabbiare, no? Noterete questa sabbia che si formerà. In ogni caso ho voluto proprio fare questa frolla a mano perché voglio che sappia di casa, no? Di mani, di impasto, di semplicità, senza usare troppa tecnologia, perché è una torta molto rustica questa qua, molto, molto antica. In realtà però la frolla si farebbe con lo strutto, con la sugna come la chiamano a Napoli, non con il burro, eh. Il burro diciamo è una versione un po' più così, una versione non originale. Lo voglio mettere in chiaro che non è che io stia facendo la vera pastiera, però il gusto ci assomiglia molto. Frolla amalgamata, non serve impastare altro. Rolla in frigorifero a riposare, nel frattempo andiamo col ripieno. E il ripieno, veramente è una torta comunque non troppo difficile, uno, e anche non troppo lunga da preparare. Prendo il riso e lo comincio a far cuocere per circa 10 minuti con un goccio d'acqua. Ho preso questo bicchiere molto afrodisiaco, come si dice? Aristocratico, che afrodisiaco. Vedete che il riso ha assorbito praticamente tutta l'acqua. Adesso uniamo il latte, lo zucchero e un pizzico di sale. Dovremmo proprio ottenere una sorta di crema di riso al latte. Così anche lo zucchero si scioglie e poi il riso, assorbendo il latte, diventa più buono, più saporito. Adesso cuociamo a fiamma bassa, mescolando ogni tanto, per circa 20 minuti. Deve essere proprio un riso stracotto. Passato il tempo, insomma questi 20 minuti, mettiamo il burro, lo facciamo sciogliere e proseguiamo la cottura per ancora 10 minuti. A prescindere dal tempo, tenete d'occhio soprattutto la consistenza, dopo ve la faccio vedere però. Ecco qua, questa è la consistenza perfetta. Adesso spegniamo, lasciamo raffreddare completamente. Dobbiamo solo preparare il ripieno e si fa in un battibaleno. Dobbiamo mettere dentro la ricotta nella ciotola. Poi dovremo aggiungere le scorze degli agrumi, quindi arancia e limone perché non ho i canditi. Sono un po' sfortunato, non ho neanche quelli. Un po' di vaniglia, le uova e ovviamente il riso stracotto che abbiamo preparato prima. Anche qua la ricotta che bisognerebbe utilizzare sarebbe metà vaccina e metà invece di pecora. Purtroppo io quella di pecora insomma non riesco a reperirla, ho solo quella vaccina, sarà molto più delicato ovviamente il ripieno, anche il gusto, no? Fate in base ai vostri gusti e in base a ciò che riuscite a trovare. Ovviamente scegliete agrumi biologici o non trattati. Guardate ragazzi come si fa a prelevare tutti gli oli essenziali. Si prende un po' di riso e si passa proprio così, pulendo la grattugia, perché qua rimangono attaccati gli oli essenziali che danno quel profumo agrumato veramente celestiale. Quindi guai a voi se ve li perdete, perché dopo vanno a finire nel lavandino quando è ora di pulire la grattugia. Stesso discorso, prendo un po' di questo riso, miscolo bene.
Ricordatevi che se la vostra ricotta risulta un po' troppo morbida, un po' troppo acquosa, basta che la facciate magari anche scolare in uno scolapasta, in un colino a maglie abbastanza anche spesse, però in frigorifero anche tutta la notte, che così dopo si asciuga. Adesso vado a prendere la mia frolla e cominciamo a stenderla, perché è ora di formarla, questa pastiera. Un sesto più o meno, non so, comunque un pezzettino piccolo, teniamolo per le losanghe, tanto comunque un po' ne avanzerà sicuramente una volta che avremo foderato il nostro stampo. Sì, sì, ci siamo. Io, come avete potuto vedere, ho preso uno stampo, l'ho imburrato e poi, per sicurezza, perché io non mi fido troppo del burro e della farina assieme, ho preferito proprio mettere la carta forno. Lo stampo che sarebbe insomma meglio utilizzare sarebbe proprio quello da pastiera, no? Con proprio i bordi un pochino così che vanno verso l'esterno. Ovviamente ci adattiamo, questa teglia ci assomiglia un po', e poi, se vi devo dire la verità, a me la pastiera piace anche un pochino più alta rispetto alle versioni che si fanno normalmente, che abbia un bel ripieno goloso, insomma. La dimensione dello stampo, prima che mi dimentichi, perché sennò dopo giustamente me lo chiedete, è di 24 centimetri. Tolgo un po' di bordo, Ovviamente con questi ritagli di pasta non serve neanche che ve lo dica. Cosa fate? Due biscottini, li mettete su una leccarda e poi li cuocete in forno, magari 15 minuti prima del termine della cottura, e sarà la perfetta colazione di Pasqua. Quindi adesso con questa torta andiamo in forno, ci buttiamo dentro anche noi. Facciamo un'ora e 20, un'ora e 10, un'ora e 20, dipende un po' dalla potenza del vostro forno, 170 gradi nella parte però... Anzi, venite con me che vi spiego. Nella parte, questa qua, più bassa del forno, perché così almeno le losanghe non si scuriscono. E una piccola dimenticanza, forno statico. Bella morbida dentro. Poi la frolla è friabile. Guardate la cottura perfetta, sotto anche la morbida dentro. Facciamo il test un po' selvaggio, senza piattini. Questa veramente io ve la straconsiglio. Amici napoletani, non odiatemi, so già che voi direte: no Davide, questa non è la vera pastiera, me ne rendo conto, però cercate di capire noi poveri disgraziati che non troviamo il grano cotto in questa brutta situazione, piuttosto che a chi non piace il grano cotto, insomma, rendiamolo felice ugualmente, giusto? E a proposito, se la preparerete, taggatemi su Instagram o su Facebook, che così io sono molto molto felice di vedere questa torta fatta con le vostre manine. Come sempre, tac tac per altri due video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, per rimanere sempre aggiornati sui contenuti, bla bla bla. E poi invece qua è la campanella, ricordatevi, attivatela, che insomma così rimanete sempre aggiornati, vi arriva la notifica proprio drin drin. E poi invece qua c'è il quadrato per il collegamento, la ricetta scritta di questa meraviglia qui. Ci vediamo presto, il blog, intendo il blog. Buona Pasqua, una Pasqua un po' strana, una Pasqua un po' così, un po' sola, però cerchiamo di farla, di passarla comunque con un po' di serenità, ecco. Faccio il birra io.